Torna l'emergenza sicurezza a Piazza Santa Croce. Motorini che sfrecciano, ragazzi che giocano a pallone a tutte le ore. Siamo figli di nessuno, non ci sentiamo tutelati, servono maggiori controlli, affermano ai nostri microfoni i cittadini. Quella sera non si capisce niente, questa chiesa è stata presa anche a pallonate e tutte queste cose qua, i motorini che sfrecciano come niente fosse, come un'autostrada questa viene la sera. La notte non ti dico, non te ne conto. Fanno dei posti di blocco, però vengono una volta e poi si vedono sempre nel periodo dell'Immacolata. Solo nel periodo dell'Immacolata abbiamo carabinieri, abbiamo qualsiasi cosa, finanza, abbiamo vigili urbani e poi durante l'anno siamo figli di nessuno, siamo figli di nessuno. Quindi secondo lei più controlli ci vogliono durante tutto l'anno? Tutto l'anno, non una volta all'anno, perché noi le tasse le paghiamo tutto l'anno. Poi non so se chi le paga e chi non le paga, ma comunque noi le paghiamo le tasse. E vogliamo più controllo, perché questa qua è una chiesa ormai che abbiamo un santo e qua nessuno ancora deve capire cosa abbiamo qua dentro. Non sanno cosa significa avere un santo, non sanno se abbiamo l'Immacolata, abbiamo la cosa più bella del mondo. Corrono, non è che camminano con i motori, o li spengono e li portano a mano. Qui corrono, corrono con i bambini, con i vecchietti che vanno a messa, corrono. Poi in questa piazza qua stavano delle catene. Stavano delle catene, hanno tolto catene e così passano più in fretta i motorini. Stavano dei paletti che erano automatici, che si alzano e si abbassano. Cioè, l'hanno tolto e non sappiamo il perché. Questa cosa non sappiamo il perché. Questa piazza non è sicura. La mattina è un bel colpo d'occhio questa piazza. Il Toro del Greco è basato su tante cose belle, però purtroppo non avendo, diciamo, a capo istituzioni capaci di gestire queste situazioni, non potremo mai emergere come città, diciamo, come la quarta della Campania. Speriamo bene che con le prossime elezioni regionali se ne farà a capo qualcuno della situazione e quindi metterà una volta per sempre un tassello al posto giusto per questa città. Vanno, vengono con i motorini, e giocano a calcio, con i monopattini, si girano le luci, tutte queste cose. Secondo lei ci vogliono più controlli? Secondo me sono a mettere i vigili urbani proprio fissi, una calitta proprio con i vigili urbani fissi. Torre del Greco era il più bel paese di tutta Napoli, veramente, come polizia, c'era benessere, lavoro, c'era tutto qua. Ma più sporco paese di tutta Napoli, qua al centro qua non ci abbiamo un vigile urbano. Nonostante le numerose denunce e l'amarezza da parte del parroco della Basilica di Santa Croce, Don Giosuè Lombardo, la situazione è rimasta invariata. Solo parole al vento, mi sento preso in giro da questa amministrazione comunale, conclude Don Giosuè.